safety ci vanno incontro, staff medico che sa benissimo cosa fare nel momento di pericolo. È pericoloso nel momento in cui si fa da solo, è pericoloso nel momento in cui sottovaluta il mare, perché il mare, come l'aria, è qualcosa che non è da sottovalutare. Molte volte accade, molte volte non si ascolta il proprio corpo e si fanno errori. Tutti li abbiamo fatti e tante volte può andare bene, qualche volta veramente male, però l'importante è che uno impari sempre dagli errori. Tu hai paura, Alessia, quando ti immergi? No, è forse sbagliato, non lo so, non ho mai avuto paura e non ho mai pensato che la mia fosse pericolosa. Forse l'ho capito un po' negli ultimi 2 anni. Non pensavo fosse pericolosa solamente, forse perché ho iniziato presto e forse perché ero da piccola, forse perché io non lo so, però non ho mai avuto paura di niente, perciò non pensavo fosse pericolosa. Credo che però in generale la paura non ci aiuti niente. Perciò forse è sempre meglio cercare di, se si sente che si ha paura, capire qual è il problema e cosa potrei fare in caso succedesse qualcosa. È molto meglio perché la paura magari porta a panico e il panico non porta quasi a niente. Alessia non ha paura neanche degli sguardi. No. Non lo squalo balena, bellissimo, che abbiamo parlato oggi, mansueto, ma con tutti gli squali. Sì, perché squali c'è l'animale più bello che esiste, secondo me, sott'acqua, non lo so, mi è piaciuto veramente tanto. Ho vissuto alle Maldive l'esperienza di tuffarmi ogni volta con loro, anche in Colombia c'erano squali di 3 metri e mezzo che veniva a farci visita prima degli allenamenti. È bellissimo perché siamo cresciuti con lo squalo, il film, e devi avere paura dei squali. Gli squali sono, li puoi paragonare magari a un cane randagio che trovi per strada. Dipende come tu ti rapporti con lui e di conseguenza avrai una reazione. Se hai paura o se scappi, se fai movimenti bruschi, non sai la reazione dell'animale. È la stessa cosa lo squalo, se tu stai sotto con rispetto, senza volergli fare la foto, volerlo toccare, voler fare qualcosa con lui, ma soltanto osservandolo, vedrai che sono animali bellissimi, che assolutamente non gli piace l'essere umano come cibo, perciò non ti fanno niente e sono bellissimi. Tra le altre cose, l'apnea è veramente il modo di avvicinarsi nel mare nella maniera giusta, di essere con queste bombe, le bolle. Sei uno di loro, in realtà. Sì, pensano che appunto fa parte un po' dell'ambiente come loro, che le bombole fanno rumore, sono diversi, creano un po' di caos intorno, mentre l'apnea è qualcosa che ci accomoda molto a loro e ci accomoda a molti animali come le tartarughe o come i capodogli, che sono un po' più bravi di me, però più o meno facciamo la stessa cosa. Ci si può lavorare, Ci si può lavorare, però penso che non li batterò mai. Certo, fare l'apnea come fatta lei, quindi gli squali, gli animali con la sua capacità di resistere sott'acqua è un divertimento maggiore Recupero, recupero. rispetto a noi che non ci resistiamo più di tanto, cambia molto, no? Abbiamo molto fatto. Le bombole, Sì, appunto, cioè no. proprio Sono le diventata pulcine. advanced. Soltanto a Sharm el Sheikh o Adab ho fatto immersione con le bombole perché l'acqua è calda e penso che sia uno dei mari più belli al mondo perché è bellissimo il Mar Rosso. Perciò sì, lì mi sono convinta. Ovviamente, primo grado fatto da un mio amico, secondo fatto da una mia amica perché dai. E no, è bello, è caruccio. Cioè, qualche volta ok, però l'apnea, cioè, vivi tutto in un altro modo. Però ogni tanto l'immersione con le bombe, cioè, uno deve provare tutto, cioè, il mare tutto è bello, sopra, sotto, qualunque cosa, perciò è bello poter provare qualunque cosa. Volevo tornare su, ancora un minuto sulle gambe. Anche gliene concediamo di quello. Sì, curiosità, perché volevo capire se le donne nell'apnea sono molto forti, cioè Le donne in questi ultimi anni sono fortissime e un po' da tutto il mondo, infatti appunto dall'Italia, dal Giappone, dalla Slovenia, dalla Croazia, veramente si è aumentato moltissimo
numero appunto il bacino terzo femminile nel mondo, e i record infatti negli ultimi anni si stanno battendo di continuo e è bellissimo. Penso che nell'arco di 2 anni ci avvicineremo molto di più anche ai record maschili, perché appunto i maschi sono più o meno sempre gli stessi, 2-3, perciò non hanno questo stimolo a andare più in profondità, mentre noi donne siamo tante, vogliamo batterci l'una con l'altra, perciò sicuramente scenderemo sempre più in profondità. E quanto si può continuare a fare dell'apnea a questi livelli? In termini di età? Di età. Beh, in teoria per tanti tanti anni, considera che il mio grandissimo amico e mito dell'apnea è Michele Tomasi, e lui ha vinto un mondiale a 52 anni in assetto costante con le 2 pinne con più di 90 metri, perciò sicuramente andando avanti questo sport diventerà sempre più conosciuto, perciò molti più giovani, perciò diventerà molto più difficile, però io penso che sicuramente almeno fino a 45-50 anni si può stare a buon livello. E a che età si deve cominciare? Secondo me, come tutti gli sport, prima si inizia meglio è, però si può iniziare a qualunque età, si può sempre migliorare. Per me la cosa più bella è che i bambini facessero apnea, perché io penso che tutti da bambini abbiano provato a fare le gare, chi resiste più tempo sott'acqua, perché è la cosa che piace di più a tutti, però non sanno che esiste come sport, e poi perché spesso i genitori sono più preoccupati dei bambini. E non ha alcun senso, perché non è pericoloso, se si fanno i corsi vuol dire che si sta chiedendo comunque a persone professionali che sanno quello che fanno, perciò se il vostro figlio vuole fare a me, fate di lavare, perché è una cosa bellissima. Ci devi dire dove ci sono tutte le tue medaglie, 24 record mondiali, 13 ori, insomma, e abbiamo, non so se sia, però non so se è casa tua. Sì, questa è casa mia, ancora questa è quella prima, perché infatti io quest'anno ho dovuto prendere altro medagliere perché non c'entrava più nulla. Ecco, ma a me ho letto la scritta sopra, tu continui a sognare, che cosa sogni? Che è una domanda a Marzullo, ma tu sei stato ospite, Marzullo, quindi ci sta. Sognare di fare sempre meglio, sognare di essere felici, questa è la cosa importante, sognarsi sempre per essere felici. Invece vuoi compiere una missione per noi? Certo. Vuoi iniziare a dialogare con le balene? Cerca di avvicinarti a queste ragazze, che maniere più con loro. Cerca di capirli, così poi ritornerà e ci spiegherà queste, che cosa gli hanno detto. No, rimaniamo con questa suggestione. È promessa. È promessa. Bene. Volevo chiudesse la serata Nicoletta Tiziano, devi ricordare, noi intanto vi ricordiamo anche il prossimo appuntamento è con Max Irena il 28 febbraio, lo skipper di Luna Rossa, e prego Nicoletta. È un ringraziamento, un complimenti a Alessia Zecchini per aver accettato il nostro invito, e complimenti per quello che fai, per come lo racconti, perché si vede proprio la passione che trasmetti per uno sport che forse è poco conosciuto, però è veramente molto affascinante, quindi grazie davvero per aver accettato, per essere venuta qua. Ti aspettiamo nuovamente a sentire che cosa ti avranno detto le balene, come Nicola Carminio ci ha suggerito. Io ringrazio voi tutti, ringrazio soprattutto i miei sponsor, che prima nell'emozione dell'inizio dell'incontro in blu mi sono dimenticata, quindi i miei sponsor principali, l'associazione promotori, se non ci fossero loro tutto questo non si potrebbe fare, il museo non potrebbe rinnovarsi annualmente, quotidianamente come cerchiamo di fare. Grazie anche a Cambiaseris e Ucina che hanno deciso di sposare questa iniziativa e quindi ci aiutano e ci supportano in questa avventura, ma ringrazio soprattutto voi tutti che avete accettato il nostro invito.
Credo che qualcuno vi abbia consegnato un questionario, un po' un'indagine di mercato che io, da misero ingegnere, come dico, voglio sapere l'opinione della mia audience, per sapere se siete contenti, se sapete la differenza tra Galata e Numa. Ma lo leggerete, se avete voglia di compilarlo, devo dire che ci aiuta per migliorare il